Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Francesco e su questo canale vedrete sempre video che hanno a che fare con il mare. Rieccoci sott'acqua ragazzi. Allora, qui sono su un fondale di circa 32-33 metri che degrada però a 45, cioè un taglio netto e sprofonda. Qui sono sulla parte più bassa, queste che vedete sono tutte castagnole. Ecco, qui di fronte a me c'è il taglio, oltre questa roccia sprofonda a 45 metri. Io però mi fermo su a fare un aspetto. Questo è il periodo in cui potrebbero esserci delle grosse ricciole o dei dentici, per cui temporeggio sul ciglio. In lontananza vedo dei dentici, però sono piccoli. Decido di non spararli, anche perché è uno dei primi tuffi della giornata. Mi faccio un ultimo giro intorno a me per capire se c'era qualcosa di più interessante. Non vedo nulla e risalgo. Questo ve l'ho fatto vedere, questo tuffo, perché per me è molto emozionante affacciarmi su questo gradino che da 32 poi sprofonda a 45. È sempre un'emozione. E bei saraghi, e c'era un bel branco di denticiotti di un chilo. In questi giorni posso dire di essere nel periodo mio di massima forma, perché comunque ormai sono 3-4 mesi che vado a mare praticamente tutti i giorni. Il mio corpo è molto adattato, riesco a fare apnee lunghe e a toccare profondità comunque impegnative. Qui mi sto per poggiare su un fondale di 37 metri e mezzo. Questo è un tuffo che durerà circa 2 minuti e 30, 2 minuti e 40. Sono su una zona in cui di solito vedo cernie, infatti mi preparo per fare un agguato a questi massi che sono di fronte a me per cercare di cogliere qualche cernia o all'imboccatura della tana o che è appoggiata sul fondo. Mi accorgo che però cernie non ce ne sono, inizio a vedere qualche sarago. Voglio aspettare per capire se c'è qualcosa di più interessante. Mi guardo sempre molto intorno perché a volte le cernie si mimetizzano e non si vedono facilmente. Questo è proprio il massone che ho come punto di riferimento perché ho preso una volta una bella cernia. Insomma, non vedo nulla, inizio a razzolare un po' sul fondo. In lontananza vedo dei saraghi e mi appresto a puntare uno di questi saraghi. Però subito dopo, poco prima di scoccare il tiro, vedo una bella corvina e in maniera abbastanza istintiva allineo e sparo subito. Come ad ogni video vi ricordo che questi sono tuffi molto impegnativi che possono essere anche molto pericolosi, per cui vi invito assolutamente a non imitarmi, perché dietro a queste immagini ci sono anni e anni di esperienza. Da notare purtroppo la plastica ovunque in mezzo al mare. Adesso tocca a me di nuovo. Ma stamattina stiamo al mare, non c'è un filo di vento, di corrente, acqua limpida. Siamo su una batimetrica dei 40 metri, io sono sceso alla ricerca dei dentici perché il termoclino era un po' più giù e quindi ho pensato di provare a fare un tuffo un po' più profondo per capire se sulla linea del termoclino ci fossero i dentici. Sono sceso e ho visto tantissima mangianza, non si vede in lontananza, ma ho visto sia saraghi sia denticiotti, qualche piccolo dotto, però tutti pesci un po' lontani, infastiditi, però c'era molto movimento in questo tuffo. Tanti saraghi, dotti, dentici, c'è di tutto. Questo spot mi piace, l'istinto mi dice di fare un altro tuffo spostato di 40-50 metri, per cui recupero il quadruplo del tempo dell'ultima immersione, quindi circa 12 minuti, e mi rimmergo a una cinquantina di metri dal tuffo precedente.
mi poggio sempre su questa bathymetrica che ripeto è intorno ai 39-40 metri, vedo subito tutta la mangianza, tutti i saraghi fasciati che c'erano prima, anche di più. In lontananza inizio a vedere subito qualche bel dentice, si vede anche nel video, quelli sono pure dentici abbastanza importanti. Adesso me ne sfreccia uno sulla destra, eccolo qui, che ho quasi a tiro, sto per sparare, però era leggermente lontano, quindi decido di non scoccare il tiro. Davanti a me avevo un dotto che sembrava fosse anche più piccolo. Per cui non avevo considerato in proporzione ai dentici che c'erano, non ha catturato la mia attenzione. Però quando poi ho capito che i dentici non venivano, erano molto diffidenti, ho sparato questo dotto, che poi ho capito era un dotto di 3 kg. I tubolari di Saveria sempre un po' sgonfi, ma non mollano mai. Adesso vi racconto questa cattura, che non è una cattura significativa, però dal punto di vista didattico è una cattura molto importante. Vi dico subito che parliamo di un denticiotto di poco più di 1 kg. È il tardo pomeriggio, c'è ancora un'oretta abbondante di luce, sono su un fondale di 38 metri e mezzo dove mi poggio, in lontananza vedo dei saraghi, dei denticiotti, a fine apnea, visto che è fine giornata, non c'era nulla di più grosso, decido di sparare questo denticiotto di poco più di 1 kg perché comunque sulla brace è buonissimo. Lo sparo ma non lo fulmino. Lo sparo leggermente basso, per cui succede quello che ogni pesca sub vorrebbe che non succedesse mai. Il pesce va verso il fondo e si incastra tra il grotto. Provo a tirare leggermente, ma non viene, per cui dovrò mettere in trazione il pesce e fare un altro tuffo per cercare di andarlo a scastrare. E ogni volta che devi lavorare un pesce a queste profondità, ovviamente è sempre un piccolo rischio. Recupero il quadruplo del tempo dell'ultima immersione e ritorno sott'acqua per immergermi verso la direzione dove presumo ci sia il pesce incastrato. Seguo così il dyneema del mio fucile e mi dirigo verso il pesce. La GoPro purtroppo è un po' alta e quindi non inquadra bene le mie mani che cercano di scastrare l'asta e recuperare asta e fucile. L'asta è entrata completamente nel grotto, quindi inizio a cercare di quantomeno far uscire un pezzo di asta dal grotto, ma mi rendo conto che nello stesso tuffo non riesco a portare sul pesce. Ah, impressionante che ha combinato. Non sono riuscito a scastrarlo. Devo riscendere. Porca miseria, un dentice di 1 kg, tutto sto casino. Anche perché comunque sono un po' stanco. Dopo un recupero di circa 12-15 minuti mi riventilo e mi accingo di nuovo a ritornare verso il dentice. Finiamola qui questa giornata. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Era un video molto semplice, editato poco. In questi giorni sto continuando ad andare a mare. Spero di potervi far vedere qualche cattura più interessante prossimamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella, seguitemi su Instagram, sul mio gruppo Telegram. Vi lascio tutti i link in descrizione. Fate un giro anche sul mio sito internet www.francescosena.it per vedere tutti gli eventi che terrò prossimamente. Grazie per il vostro supporto. Fate iscrivere a questo canale anche i vostri amici. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti prima di Natale. Presto arriveranno video speciali.